Preso. Adesso ti metto giù. Forse non dovresti mettermi giù, potresti invece rimettermi sulla sporgenza e venire con me. Sì, è una buona idea. E qualsiasi cosa tu faccia, non voltarti. Non devo voltarmi, perché? Io faccio ciò che ho suggerito perché onestamente ora sono troppo spaventato per pensare ad altro. Wow! Sei bello grosso! Ti avranno messo a giocare a pallavolo! Ah, lampade! Beh, adesso mi spiego il look. E sembra aver fatto uno spuntino a Road Battle Guy 2000 prima di venire qui. Con quelle antenne possiamo costruire un beacon! Felice di rivederti in gioco! Prendiamolo! Spacco tutto! Accidenti! Spacco tutto! Spacco tutto! Ci penso io. Spacco tutto! Ho visto granelli di zucchero più in gamba! Spacco tutto! Più vicino... Ecco! Bene, riparando questo circuito dovrei poter reindirizzare l'energia alle antenne, sovraccaricarle e... Non insistere, mi sono perso a circuito. Fatto! E luce sia! Oh, sì! Come faremo a salire per accendere il beacon prima che tornino quelle cose? Nessun problema, saremo in cima in pochi secondi e... Invece no, perché tu non puoi scalare gli edifici, allora non so che fare.
Un volo pattino! Posso ripararlo e aggiungergli un extra, qualcosa che potrei usare per darci un po' di spinta. Spinta? Cosa? Oh, mi fido di te. Tu pensa alle riparazioni e io penso alle distruzioni! Ci penso io! Troppo lento. Va bene, vedi quella luce lampeggiante? Prendila a pugni! A pugni? Sei sicuro? Fidati di me, i tuoi pugni faranno andare su di giri il motore! Va bene! Via! Ecco dove dobbiamo andare, dopo la mamma insetto! Dobbiamo farle cadere addosso il soffitto. Fammi arrivare ai pannelli di controllo dietro di lei. Continua a dare pugni! Avrei dovuto passare più tempo tra gli struzzi! Tieniti! Spacco tutto! Che cosa pensavano questi scienziati? Non è un male fare il cattivo. Siamo. Oh, povero! Oh!
tutto! Ok, ci siamo! Mi chiedo cosa stia facendo ora la mia signora. Wow! Non sono mai stato applaudito per aver distrutto qualcosa! Neanche io, neppure per altro, a dire il vero. Ben fatto, soldati. Ci vediamo dopo, tesoro. Che? Torna subito in formazione, tu! Sì! Quindi dobbiamo attraversare tutto questo gelato per arrivare in cima alla montagna? Sono intollerante al lattosio. Non preoccuparti, piccolo amico. Il mio appetito è grande quanto questi pugni. Mangerò tutto! Fammi strada! Odio l'insettacchio! Granelli di zucchero! Non solo dobbiamo affrontare questa distesa, dobbiamo anche impedire a quel cono gigante di continuare la produzione! Spacco tutto! Piacere di vederti. Accidenti! Spacco tutto! Troppo gelato. Già, anche io preferisco le torte. Per te esistono solo le torte, vero? Devo solo spingere a pugni le mentine nella diet cola calda e bingo! Bacon istantaneo! Forse era meglio il gelato di Cyber Bucky! Fai come una banana e split! Qualcuno sa come si organizza una festa. Dove sono finiti tutti? Ehi! Ehi! Grazie alla corrente siete tornati. Cos'è successo?
Quei cyberbacchi erano solo la prima ondata. Qualcosa di molto peggio ha infestato la Game Central Station. Scusa, mi sembrava di aver capito peggiore. Perché il salvavita deve sempre fare così, eh? Dovete rimettere quelle braccia nelle prese e trovare un modo per fermare quella cosa. Ti va di darci una mano? No, grazie. È ora di pranzo. L'unione fa la forza. Oh, sì! Non ti piace? Chiama un idraulico. Ci penso io. Au! Ai! Sì, scommetto di poterlo spaccare. Povero! Spacco tutto! Sì, scommetto di poterlo spaccare. Sì! Ok, ci siamo. Sì. Scommetto di poterlo spaccare. Ci banco! Spacco tutto! Sì, scommetto di poterlo spaccare. Oh, sì! Oh, povero! Sì, scommetto di poterlo spaccare. Un consiglio? Non respirare la cenere d'insetto. Non lo fare! Fidati, è disgustoso! La presidentessa Vanellope l'ha dichiarata giornata della vittoria sui cyberbachi! Busy Day era più intrigante, ma sapete come sono i politici. E così siamo tornati al lavoro. Perché uccidere i cyberbachi è solo un'occupazione temporanea. Il nostro compito è rendere felici i giocatori una moneta alla volta.